A prima vista si potrebbe pensare che un graffito, un'incisione lasciata da qualcuno per i motivi più svariati su una superficie in legno, in marmo, in pietra, sia un segno privo di interesse, destinato a scomparire presto. Non è così. Spesso si tratta di iscrizioni che raccontano la storia della città da punti di vista diversi, attraverso decine di migliaia di testimonianze lasciate lungo i secoli. Un progetto dell'Università Ca' Foscari, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici e la Soprintendenza, sta censendo e studiando questi segni. Da un'area pari soltanto al 20% di Venezia, sono finora emersi 40.000 graffiti, quasi la metà a Palazzo Ducale. Cosa abbiamo trovato di straordinario? Firme di artisti, dei quali non era altrimenti documentata la presenza a Venezia. Abbiamo trovato navi, abbiamo trovato delle cronache, registrazioni di inverni particolarmente difficili, nevosi, dei quali noi abbiamo fonti indirette. Abbiamo trovato firme di bibliotecari e anche i graffiti degli ultimi scudieri, ormai siamo alla metà del Settecento, gli ultimi scudieri che erano presenti in Palazzo Ducale prima appunto della caduta della Serenissima. Professoressa di paleografia latina a Ca' Foscari, Flavia De Rubeis è coordinatrice del progetto che con un team armato di macchine fotografiche, tablet e scanner setaccia palmo a palmo il palazzo più famoso di Venezia, incontrando un patrimonio di dediche, citazioni, avvertimenti, insulti, messaggi d'amore e disegni vari. Abbiamo naturalmente i graffiti che riguardano dei visitatori occasionali, dopo naturalmente la caduta della Repubblica, abbiamo anche firme di francesi, di austriaci e poi anche i soldati della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, e naturalmente abbiamo una grande quantità anche di figurativo, in particolare barche, navi e poi anche ritratti che le persone in varie occasioni facevano sia di se stessi sia eventualmente anche degli altri soggetti.